Buongiorno a tutti, benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo i tozzetti. In una ciotola versate 500 g di farina debole. Aggiungete 3 uova intere, 200 g di zucchero, un cucchiaio di aroma vaniglia, un pizzico di sale, 70 g di burro morbido, mezza bustina di lievito per dolci vanigliato. Iniziate ad imbastare, dapprima con una forchetta e poi a mano. Se preferite potete usare una planetaria o un qualsiasi altro robot. Una volta finito di impastare, dividete l'impasto in dei pezzi, mi raccomando tutti uguali. Allungate ogni singolo pezzo. Disponete su una teglia rivestita con della carta forno e appiattite ogni singolo pezzo. Spennellate con del latte ed ora un'abbondante spolverizzata di zucchero semolato e subito in forno. Per cuocere i miei biscotti ho usato il forno a friggitrice ad aria della Sapienza. Vi rimango giù nell'info box il link diretto al loro sito. Ho impostato la friggitrice in modalità dolci, 140 gradi per 20 minuti. Appena usciti dal forno, tagliateli subito da caldi, in diagonale. Disponeteli nuovamente sulla teglia del forno, rimetteteli in forno a tostare per circa 5 minuti, sempre a 140 gradi. Ed ecco i nostri tozzetti pronti. Mi raccomando, provate questa ricetta e condividetemi sui social e lasciatemi un like.